Ogni nuovo caso di malattia di Hansen è di troppo, ma lo sono anche ogni forma residua di stigma, le discriminazioni, l'indifferenza. È la riflessione emersa al convegno internazionale sulla lebbra dal titolo Per una cura olistica delle persone affette dal morbo di Hansen, rispettosa della loro dignità. Gli oltre 200 partecipanti al simposio organizzato a Roma dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari sono stati salutati dal Papa che all'Angelus in Piazza San Pietro ha esortato ad un fruttuoso impegno nella lotta contro la lebbra. Benché oggi curabile con una spesa minima, si è sottolineato ai lavori, la malattia continua a colpire circa 200.000 persone ogni anno, specialmente nelle zone più povere del mondo, Brasile e India in testa, dove l'accesso alle cure è spesso impossibile. Monsignor Jean-Marie Mupendawatu, segretario del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Il vero problema sono le sequele, diciamo, le conseguenze, perché sono meno massioni, che richiedono dei trattamenti dopo che uno è più o meno guarito. Però a questo dobbiamo aggiungere il problema che ha sempre accompagnato queste persone affette del morbo di Hansen: le discriminazioni, le segregazioni, la mentalità, l'esclusione, lo stigma. E quindi noi vogliamo, noi insistiamo perché ci sia un cambiamento di mentalità, di linguaggio anche. Al convegno la testimonianza di Valdenora da Cruz Rodriguez, brasiliana dell'Amazzonia, a cui il morbo di Hansen fu diagnosticato ad 8 anni. Ha vissuto in una colonia per malati di lebbra per lungo tempo obbligatoria nel suo paese. Lì ha trovato anche una famiglia. Oggi è impegnata con l'associazione Moran nella reintegrazione delle persone affette dal morbo di Hansen. La coppia che mi ha adottato, anch'essa colpita dalla malattia con gravi conseguenze, insegnava a noi bambini che la malattia non fa cadere i pezzi del nostro corpo, ci mostrava come evitare che queste cose accadessero. La doença in sé non faceva con che noi perdessimo il membro. Noi avevamo perso sensibilità alle mani, quindi la casa andava adattata alle nostre esigenze. Per esempio, cucinavamo usando lunghe posate per evitare il contatto delle nostre mani col fuoco, dato che non potevamo avvertire il calore. Così potevamo proteggerci. È proprio sull'approccio alla malattia che si è soffermato Yohei Sasakawa, presidente della Fondazione Nippon, la più grande in Asia, che ha contribuito all'organizzazione del convegno. Per oltre 40 anni ci siamo impegnati in attività di lotta al morbo di Hansen e, a dire il vero, ciò che è importante non sono tanto le cure quanto la diagnosi e il trattamento precoce di coloro ai quali viene diagnosticata la malattia. La diagnosi e l'intervento precoce sono fondamentali perché sono l'unico modo per evitare la disabilità, ad esempio in persone con dita che non torneranno normali, l'unico modo di risolvere il problema.